Un trucco per ricordare le scale ai primi tasti. Lo vediamo in questo video, ma prima sigla. Quando studiavo chitarra col mio insegnante Gianni Cataleta, un mio amico, ex studente di Gianni, mi consigliò un trucco per suonare le scale e i primi tasti senza cambiare la diteggiatura. Sì, proprio così. Antonio Nasso, bravissimo chitarrista, mi consigliò come fare. Lui, ad esempio, mi disse: quando suoni la scala di Fa maggiore, usa la diteggiatura di Fa diesis maggiore. Se faccio Fa diesis con questa diteggiatura, successivamente la posso portare in Fa andando a suonare la corda vuota, ma premendo col primo dito, appoggiando il primo dito sulla corda vuota. Suono col dito oltre il capotasto. In poche parole, suono con la diteggiatura della scala successiva e laddove ho una nota che capita a vuoto, suono col dito oltre il capotasto. Cambio scala, ma non diteggiatura. Il principio è questo. Questo è molto importante perché non mi fa cambiare diteggiatura, ma mi fa suonare anche in Fa, anche in Si bemolle, anche in Mi bemolle, anche in La bemolle e tutte quelle diteggiature che hanno delle corde a vuoto. Questo trucchetto non vale per tutte le scale, ma per la maggior parte di quelle ai primi tasti. Ti voglio consigliare a questo proposito due esercizi importanti per fissare queste diteggiature e soprattutto questo concetto, questo trucchetto. Il primo riguarda le scale per quarte ad un'ottava, da fare prima tutte ascendenti, poi discendenti, poi tutte ascendenti e discendenti, partendo dal Do ai primi tasti, poi suonando Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle e continuando poi su tutta la tastiera. Proviamo a vedere adesso la stessa cosa per le due ottave. Questo è uno dei tanti modi per poter ricordare le scale ai primi tasti. Ce ne sono altri, ma con questo metodo potrete sicuramente utilizzare, ricordare, suonare le scale ai primi tasti senza dovervi ricordare per forza tantissime diteggiature. Ovviamente, quelle standard sono comunque importanti. Questo è un espediente, una scorciatoia, e si ricollega allo schema delle scale studiate, due diteggiature per corda. Se volete saperne di più, potete contattarmi per lezioni in person oppure online in English, in spagnolo e in italiano, cliccando sui link in basso nel video. Se volete dare un'occhiata ai miei metodi, dove ho parlato anche di questo, potete cliccare sui link in basso nel video. Se vi piace il video mettete like, iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi su tutti i vari social, Twitter, Facebook, Instagram. Grazie per l'ascolto, buona musica, buone scale ai primi tasti. Un saluto ad Antonio Nasso, a presto, ciao!